non si devono fare norme per altri motivi, perché si perde tempo. Proteggere il consumatore, proteggere l'ambiente, proteggere il mercato, ma protezione del mercato significa solamente garantire la lealtà commerciale. Guai se si interviene in altri comparti. Proteggere il produttore è una perdita di tempo, perché il produttore bravo, il produttore serio sta sul mercato con le proprie forze, non ha bisogno di aiuto, va da solo. Il consumatore sa scegliere, oggi ha una grande preparazione, perché in questi ultimi anni in modo particolare ha avuto la possibilità di informarsi, la possibilità di avere contatti, di conoscere un po' anche le situazioni degli altri mercati, e c'è una grande apertura. Quindi i produttori non devono avere paura di niente, chi produce bene vende. L'altro problema su cui pure ho puntato l'attenzione, e lo stiamo ancora facendo, è che ci vogliono organi di controllo seri e preparati. Questa carenza è un fatto enorme un po' in tutti i paesi. Noi non riusciamo a risolvere il problema del cosiddetto made in Italy. Per quale motivo non lo risolviamo? Non lo risolviamo perché manca la collaborazione politica con gli altri paesi. Se non c'è un accordo politico tra le parti, è difficile andarlo a risolvere, perché i politici degli altri paesi devono capire che se intervengono nei confronti del prodotto made in Italy proteggono il loro consumatore, non proteggono il consumatore italiano, perché il consumatore italiano è già protetto abbastanza a casa propria, solo che è il prodotto nostro che non riesce a sfondare perché ha la concorrenza spietata da parte di altri produttori, e si creano una serie di problemi. Secondo me la collaborazione a livello politico potrebbe essere molto utile per risolvere i problemi in via definitiva. Non riusciamo a livello amministrativo a raggiungere delle intese, perché risulta difficile far capire il problema. A livello politico la situazione è completamente diversa. Io spero che nei prossimi anni qualche cosa di buono si fa. Nel settore dei prodotti ittici l'Italia purtroppo è carente di materie prime. Se i prodotti arrivano, arrivano perché c'è mercato. Se c'è mercato vuol dire che c'è carenza. Non riusciamo ad affrontare un po' tutti i problemi. Io ho avuto l'occasione di conoscere Paolo Manzoni nel 1982, la prima volta. Sono circa 30 anni fa. E mi ricordo che una delle sue prime affermazioni: voi quando eravate piccoli giocavate con le ragazze con le bambole, i maschi con le macchinette, e io giocavo con i pesci. Quindi è evidente che col passare degli anni la situazione è enormemente cambiata. Due anni fa ci siamo incontrati qua a Roma in occasione di un convegno fatto da un ASL sulle sofisticazioni alimentari, e mi è rimasto impresso un suo problema, che è andato in un ristorante di Roma, ha chiesto non mi ricordo quale pesce e gliel'hanno dato come un pesce del Mediterraneo. Nella realtà lui l'ha visto prima della cottura, ha detto: questo viene dall'America Latina. Cioè, ma come fa a sapere una cosa del genere? Gli ha chiesto il ristoratore. Lo so perché sono un addetto ai lavori, e gli ha spiegato le differenze. Molte volte...